Buona domenica a tutte, buona domenica. Allora, come avete passato la settimana? Spero super bene, anch'io ho tante tante cose da dirvi, di raccontarvi, da farvi vedere. Ho il tavolo pieno di cose da farvi vedere e di grandi cose. Una cosa la voglio dire subito subito. Mercoledì ci sarà una sorpresa per voi, dovete guardare il podcast di mercoledì alle 9 perché c'è una sorpresa per tutti voi. Poi non mi dite che non ve l'ho detto, ok? Per cui mercoledì c'è una sorpresa per voi, dovete guardare il video, il podcast, solo per chi guarda il podcast, ok? Allora, poi ve lo ridico, perché voi dimenticate, scrivetelo, dovete guardare il podcast di mercoledì, proprio ve lo dico così. Allora, 1,5 milioni di cose da dire, da dove parto? Da dove parto? Allora, prima cosa che voglio dirvi, il tutorial di domani è una sorpresa, perché? Allora, io avevo messo il Bactus, perché che facciamo? Non facciamo il Bactus, ma certo che lo facciamo il Bactus prima di Natale, lo facciamo sicuramente, però ho dei filati che io voglio far vedere prima, nel frattempo che stavo lavorando, ma siccome sarà la settimana non impegnata di più, diciamo che tra... Ah, poi mi avete chiesto, scusate, io parto tra una cosa e l'altra, ma sono così io, perché poi mi ricordo quello che mi avete chiesto. Diciamo, Luana, ma la visita di domenica che hai fatto, la risonanza, com'è andata? Me l'avete chiesto in tantissimi. Benissimo, super super bene, per cui diciamo che è il nervo compresso della gamba. Ho questo nervo che è compresso dalla, ovviamente dalla schiena, e dovrò fare fisioterapia. Ho già iniziato un'altra cura, però dovevamo evitare, cioè evitare che era l'endometriosi che poteva creare qualche danno al nervo. Abbiamo, diciamo, visto dopo 3 milioni di visite, non so, cosa, 3 mesi che faccio visite. Oh, finito, mamma mia, guarda, un sollievo, perché ogni volta che poi si entra in quel tubo della risonanza, mamma mia, è un coso. Vabbè, parliamo d'altro, di cose belle. Comunque, tutto ok, sono strafelice. Poi vi racconto della mia nutrizionista e tutto, però parliamo adesso di filati perché ci tengo a farvi vedere una cosa. Io ho iniziato a lavorare la maglia delle feste, ci tenevo a pubblicarla domani, ma domani non faccio in tempo perché col 1,5 milioni di cose la devo far bene, per cui ritardiamo qualche giorno, ma non è, insomma, non è un problema. Fate in tempo, poi mi ringraziate perché ritardate qualche giorno, ve lo dico io, mi ringraziate. Allora, io quello che vi voglio dire è che ho iniziato a lavorare il filato gala, non è che bello, di più di quello che pensate. Io sono rimasta, sapete che io non vi dico bugie, non contenta di più, è una seta. Cioè, lavorarlo io non sento il punto, cioè io già lavoro lenta di mio, che c'è tensione proprio poco, alle volte anche troppo poco la tensione, e quando lavoravo ho detto mamma mia, una coccola per le mani e per gli occhi, e poi questo Lurex, io non so se riesco, però avete il video dove ve lo faccio vedere bene, casomai vi metto qualche foto. E la metto anche su WhatsApp, qualche foto. Se siete iscritte su WhatsApp, lì non ricevete modifiche, notifiche, nulla, però ogni tanto aggiungo qualcosa in più. Allora, devo dire che mi piace tanto, tantissimo, perché è di una morbidezza incredibile. Poi vi dico la composizione, questo è il beige, ma è spettacolare. Cioè, è una coccola. Allora, 14% di alpaca, 14% di acrilico, il 53% di poliammide, il 19% di fibra metallica, per cui ha una bella fibra metallica che non si, se vi dico che non si sente, cioè è talmente fina la fibra metallica che non si sente in modo più assoluto. Incredibile, sono 50 grammi, 150 metri, per cui anche un'ottima resa. Consiglio Unifair dal 5 al 7, io sto lavorando con il 6, sono trovata bene, ho fatto il campione e col 6 mi trovo bene. Diciamo, se dovevo realizzare anche una sciarpa, questa è una sciarpa, ho una stola, io lo devo riprendere questo filato assolutamente e realizzare una stola. Non mi ricordo che colori ci sono, ma la voglio realizzare. Non so, prima, forse prima di Capodanno, non lo so se ce la faccio, ma è troppo troppo bello. Bellissimo, io proprio non lo dico, così. Vi faccio vedere come la sto iniziando. Beh, un anticipo lo diamo? Sì, certo che lo diamo un anticipo. Allora, l'ho iniziata con
Tolgo i figli, eh? Tolgo i figli. Allora, la mia idea era un'altra, però ho detto non esageriamo, devo fare un modello che sia adatto a tutte, perché tutte vogliamo la maglia delle feste, adatta anche a me e adatta anche a chi non ha la circonferenza come la mia, per cui ce le facciamo un pochino comoda, leggermente comoda, così dobbiamo fare meno calcoli per chi ha una circonferenza a seno come la mia, facciamo uno sprone quadrato, così non dobbiamo stare a fare 1,5 milioni di calcoli. Questo è importante. Un disegno sulle maniche, io ce lo devo fare, quello è il mio marchio, c'è poco da fare. Io, se non ho il disegno sulle maniche, io non faccio la maglia delle feste. Questo è quanto. Allora, io sto sbracciata, ma io stamattina sento caldo, per cui ho messo questo gilet che mi copre qui. Avevo una t-shirt sotto nero, ho detto no, io metto questo sopra, così giusto se mi aprono qualche finestra, all'improvviso sono coperta. Allora, ho i marcapunti. No, vi voglio far vedere quanto luccica. Adesso si vede bene, si è messa a fuoco, quanto luccica. Ho deciso di fare queste foglie, un punto che si conosce, niente di particolare, ma mi è piaciuto tanto perché mi ricorda un po' il Natale, non lo so. Poi io volevo, vedete i marcapunti che, ma è una coccola, io ve lo dico, un caldo sulle mani, è una coccola. Allora, qui avevo messo i marcapunti perché qui volevo fare dei fori che scendevano qua davanti, dei punti luce. Poi ho detto esagero. E così poi alla fine non l'ho fatti, ho deciso di no perché era troppo, sinceramente forse era troppo. Però adesso è così. Ma appena sono arrivata con le maniche, ovviamente non farò un polsino, probabilmente perché è un po' difficile, che non mi viene un polsino arricciato, io non la voglio arricciata. Forse la faccio dritta, oppure passi pure faccio un polsino che sia un po' gonfio sotto, devo decidere. E sotto la maglia vorrei farla dritta e probabilmente con qualche disegno sotto. Non vorrei che sia troppo, ma è delle feste, deve essere troppo. E lo scollo non lo so come lo rifinisco perché devo prima provarla e in quel caso, se avanza il filato, ci faccio come l'anno scorso il collo a parte. Ci abbiamo realizzato il collo a parte perché usciamo, ci mettiamo il collo e poi lo togliamo. Ecco, non siamo chic e tose, siamo fashion, noi siamo fashion. Allora, che ne pensate? Com'è questo filato? Io ve lo voglio far vedere come luccica. Se mi mette a fuoco, mi fa arrabbiare. Eccolo qua, guarda, è una. No, poi abbiamo tutto qui, tutto bello forato. Dobbiamo essere belle, super belle. Allo stesso tempo calde, calde, eleganti, per cui niente, sicuramente nessun sotto lì. Qualche cosa, ma devo immaginare, lo voglio chiudere, voglio andare dritta, così chi ha i fianchi invece più generosi deve andare bene anche per chi ha i fianchi generosi, deve essere una maglia che deve avere un taglio che può andare un pochino per tutti, è un po' difficile, però possiamo con qualche accorgimento, fatemi sapere se vi piace, per cui io questa. Direi che poi io adesso finisco quello di domani. Questo oggi sono a casa, per cui non esco e finisco. Quindi faccio tutta la maglia giù, sicura al 100% fino a stasera tardi e domani le maniche. Questo dovrebbe essere la regola per me. Per cui vediamo quando pubblicarlo perché vi faccio vedere poi altre cose. Vi faccio vedere altre cose. Aspettate, non ve ne andate via perché vi devo parlare un milione di cose da dirvi. Martedì, tipo oggi sono aggressiva. Allora, martedì live e non se ne parla più perché poi annuncio live e non la faccio mai. Promesso, live, perché io ho bisogno di parlare con voi perché qui ci sono dei tutorial da sistemare che faccio tutto da sola e non esiste, mi dovete dare una mano. Allora, oggi meno male che sono, guarda, confronto all'altra domenica ho un umore completamente, completamente diverso, di questo sono contenta. Allora, difficile a me può farmi cambiare l'umore, farmi diventare grigia. Nera non ci divento mai, un po' grigia, ecco. Allora, live, la facciamo alle 9:30? Che ne pensate? Penso di sì, perché tutte mi dite alle 9:30 la preferisco che alle il pomeriggio, per cui ce la possiamo fare benissimo, 9:30, una chiacchierata senza tutorial. Senza tutorial, voglio parlare con voi, ci facciamo due risate con tranquillità. Ci
ci passiamo una mezz'ora insieme. Poi abbiamo mercoledì il podcast. Non vi dimenticate il podcast di mercoledì, che c'è una sorpresa per voi. Dopo non dite: ah, Luana, l'ho persa la sorpresa. Per cui dovete guardare assolutamente il podcast per la sorpresa di mercoledì. Non dico altro, non mi scrivete perché altro non vi dico nulla. Dopo non leggo i messaggi. Allora, poi venerdì è festa, è festa, è 8. Allora, o tutorial, io vi metto la maglia delle feste se volete, qui ho la maglia delle feste, o un video. Comunque c'è il video venerdì. Video venerdì, assolutamente sì. Poi il video della domenica e poi ci programmiamo prima di Natale tutto il resto, i tutorial che preferite di più, per cui ne parliamo martedì dei tutorial che ci saranno. Ho detto tutto, tutto no, perché, oddio, io ancora devo di dire tutto. Allora, la cric-clac che ho presentato, ecco, qui si vede bene, che ho presentato venerdì, eccola qui, con dei punti luce. Allora, una click clack abbastanza rigidina, perché comunque, qui ci ho messo un'altra collina piccola, questa è la mia, questo è proprio il mio stile, cioè qui c'è scritto Luana, sicuro, l'ho fatta, io avrei esagerato. Allora, se io vi dico quello che ho tirato fuori, di veri Swarovski, e quello che volevo fare, a un certo punto ho detto: Luana, fermati, perché non tutte le signore hanno tutte queste cose, cioè, qui c'è Luana, dove ci vado? Io la volevo esagerata, esagerata, come mi ha sempre detto una creativa che crea, insomma, gioielli, ma è super super brava. Quando, insomma, 10 anni fa iniziavo, Luana, pensa in grande. Ecco, per me così è pensata in piccolo proprio. Mi sono tratta, non mi so, qualche punto luce, c'è anche qui nascosto, se non sbaglio non si vede, però questa è facile da fare. L'unico, diciamo, questo è il filato Grizzly. L'unico, quando dovete stare attente, quando andate a cucire, nel video non faccio vedere tanto la cucitura, perché quando mettevo le pinze, andavo a cucire, andavo a registrare, mi saltavano le pinze. Mi ha dato gatti da pelare. Che sto dicendo? Vabbè, insomma, mi ha dato un po', ecco, non riuscivo. Allora, perché le pinze che avevo non erano adatte, adesso devo comprare delle pinze. Mi sembra che c'è una marca, quelle da cucito, c'erano delle pinze che prendono proprio da cucito e quelle prendono bene, le devo prendere e devo provare perché non riuscivo. Però dopo ci sono riuscita quando con le forbicine ho tagliato tutto intorno, infatti nel video lo dico, tagliate proprio tutto intorno i pelucchi, diciamo, del filato, entra benissimo, tranquillamente, andate a cucire. E ovviamente la fodera sotto e non dentro, se no non ce la fate, però in quel caso non tagliate il punto no, dovete soltanto, diciamo, diciamo la pelosità del filato, ecco. Allora, questa è veramente, a me mi piace tantissimo, è molto molto carina, piccolina da regalare, diciamo che per le feste uniche, immaginatela anche di un altro colore, insomma, se preferite. E niente, mi piace. Io avrei messo un centrale molto grande, insomma, avevo delle cose che avevo già realizzato tempo fa di gioielli in tessitura con Swarovski, però ho detto dopo le signore non hanno lo spunto. Invece, questo punto, questa applicazione potete prendere ovunque, ovunque. Un'altra cosa, molte mi state chiedendo proprio quel portamonete, ma che l'ho fatto proprio, non so, che da giugno a maggio, non mi ricordo. Ma proprio tanti tanti mesi fa, faceva caldo, mi ricordo, e io avevo messo una chiusura, qui l'ho tolto adesso, avevo messo una chiusura, questo è un fucsia, ma lo state creando per fare dei piccoli regali in oro, in argento. Allora volate vedere la chiusura, io ho messo questa piccolina, non so se si vede, non ricordo, perché mi sembra che questa, non so se ce l'ha Filati Discount, è così piccola, ma l'avevo. E poi l'ho messa, che è piccola, 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 vedete, piccolissima, e poi si apre ed è imbottita dentro ancora, e la potete realizzare con tutti i cordini. Alcuni mi hanno detto che col cotone l'hanno realizzata a doppio filo, hanno messo il doppio filo,
e voi insomma potete decidere come realizzarla. E queste siete in tanti che le state creando e mettete anche, io vi ho consigliato di mettere un pompon, una signora di tua, mettici un pompon davanti, oppure qui, o una catena. Questa qui l'ho realizzata proprio insomma, molto tempo fa. Vi lascio il link sotto e della borsa invece ve lo lascio alla fine del video. Questo vi lascio il link sotto. Anche del gilet vi lascio, tanto me lo chiedete. Il gilet qual è il tutorial? Link sotto. Allora, ok, sono super contenta perché devo riuscire a fare quello che ho in mente. Adesso io qui non ce l'ho. Ma la treccia, il punto brioche mi state chiedendo in tanti, infatti non so perché, in 2 settimane mi ha spopolato la treccia del punto brioche. Me lo state chiedendo in tantissime, ma c'è già il tutorial e vi lascio anche quello sotto. Ma possiamo, io direi dopo, però se voi volete la tecnica prima di Natale, non credo. Ce la facciamo a gennaio, proprio della treccia appunto brioche. Io ve l'ho fatta sia del maglione, ma 2 anni fa o l'anno scorso? Ho un dubbio, credo l'anno scorso. Poi vi ho fatto la treccia, ve l'ho spiegata come andava fatta al punto brioche. E mi sembra che ci sia anche lo schema sul blog. Poi possiamo andare a fare quella in 3D, doppia treccia, quella speculare. E poi possiamo fare i progetti, ma adesso io non so perché è scoppiata la moda della treccia, ma sono super contenta perché poi avete fatto riferimento sul tutorial, alcune si sono ricordate che c'era il tutorial e va benissimo. Possiamo approfondire, io direi, dopo, però se volete adesso devo aggiungere poi un video il giovedì, me lo fate sapere, vi aggiungo un video il giovedì e parliamo solo di punto brioche. Oppure possiamo fare una live e iniziamo insieme con i punti tipo corso, come volete voi, insomma, ci sono tante cose che possiamo fare insieme perché è bello farlo insieme. Ma mi state chiedendo schemi, posso scrivervi anche schemi ci sono diverse trecce che si possono fare. E poi c'è ancora quello che vi avevo detto, come avrei realizzato il maglione con la treccia davanti e come svilupparlo. Abbiamo ancora le righe accorciate da fare con quel progetto che vi ho promesso. Ma con il Natale, ovviamente, fare progetti che hanno un'attenzione comunque diversa. Allora l'ho spostati, però se voi volete qualcosa prima me lo fate sapere, io lo faccio tranquillamente, senza problemi. Poi un'altra cosa, lo scaldacollo è piaciuto tantissimo, l'ho visto fatto perché è veloce, è un rettangolo, l'ho visto rifatto anche a molte YouTube, perché io di questo ci sono già dei tutorial, per carità, non si inventa mai nulla, ma ho cambiato le misure per avere quegli angoli un pochino diversi. Infatti vedo le foto in questo modo e ho visto anche dei video, sono contentissima perché se ho, ho ai no, aiutato, ho fatto venire l'idea anche ad altri YouTuber, sono super contenta e questo mi fa piacere perché per me è come se fosse una collaborazione, sono super contenta. Allora, e qui ci ho messo il fiocchetto e questo qui vi è piaciuto veramente tanto. Allora, io vi ho detto veramente tantissimo, tantissimo. Voglio riuscire prima di Natale a fare tutto. È ovvio che si sono gonfiati come al mio solito i capelli prima. Io inizio il video con i capelli piatti, poi ad un certo punto mi si gonfiano. Allora, poi dicevo, martedì sera live. Se preferite il pomeriggio, scrivetemelo. Ovviamente alle 16 se è il pomeriggio, ma io preferisco più alle 21:30. Ci facciamo una chiacchierata tra di noi, una bella chiacchierata, troviamo qualche spunto per i tutorial che sono ultimi. Mi manca ancora da fare qualche cappellino in più. Stanno fatto meno cappelli, ci siamo concentrate più su altre cose. Poi in base sempre alle vostre richieste, ma poi insomma, il caldo non è che arriva il caldo adesso, per cui voglio dopo Natale, voglia a realizzare maglioncini. Stole, poncho, cardigan, ho voglia, tantissime altre cose possiamo fare. Io ho parlato tantissimo come al mio solito, super contenta questa settimana. Mi avete chiesto sì, dentista sono andata, a posto, nutrizionista sono andata e non vi dico di più. Insomma, fino a Natale, poi il 19 ho di nuovo l'appuntamento con lei. Fino a Natale, no, non si mangia, ecco.
Questo è, cioè si mangia, ma in un modo insomma diverso, preferito altro, ma fino al 19 devo stare con quel tipo di alimentazione super precisa. Anzi, oggi che è domenica, si mangia, perché la domenica per lei, la nutrizionista, ragiona che la domenica è domenica, per cui ho la pasta oggi a pranzo, per cui ho la pasta con il... Lei mette il pesce la domenica perché sa che io preferisco il pesce. Qui ho la pasta oggi a pranzo, stasera... No, va bene. Comunque, si fa tutto, ho fatto tutti gli appuntamenti, tutto che va bene, tutto è, sono contenta, super, super felice. Allora, care amiche, forza e coraggio, abbiamo, diciamo, gli ultimi regalini da fare, abbiamo ancora 2 settimane a fare uncinetto, cerchiamo di essere super, super veloci e terminiamo tutto. Allora, così dobbiamo incartare bene i nostri regalini. Un bacione a tutti e ci vediamo domani con un tutorial. Quale sarà? Non ve lo dico. Perché non lo dico? Perché devo terminare 2 tutorial in contemporanea e non so quale, quello che finisco prima. È sempre così. Allora, c'è sempre il dubbio il lunedì, o quello o quell'altro. Preferivo la maglia delle feste, ma purtroppo non si è proprio potuto. Ma in settimana c'è? Se non lo facciamo venerdì. Insomma, vediamo. Vediamo tanto martedì alle 21:30 ci sarà la live e decidiamo insieme. Un bacione a tutte, buona buona domenica dolcissime amiche e ci vediamo domani con il tutorial mercoledì. Poi ricordatevi, mercoledì la sorpresa e poi non dite che non ve l'ho detto, l'ho ripetuto tantissime volte, mercoledì c'è la sorpresa, guardate il podcast. Un bacione mua, con uno scrocchio gigantesco e ci vediamo domani con il tutorial. Baci, buona domenica!